Liberamente, siamo qui a Sassuolo in sala Besin perché per la settimana della salute mentale, tra le altre cose, c'è stato un bellissimo convegno sulla ludopatia e noi siamo qui in compagnia della dottoressa Pamela Bussetti di Federconsumatori. Le volevo chiedere, nel suo intervento ci ha detto che il gioco d'azzardo è la terza industria del paese, un'affermazione abbastanza traumatica, insomma, che cosa si può fare realmente di fronte a questo allarme? Innanzitutto senza offerta non ci sarebbe neanche domanda, quindi sicuramente ridurre l'offerta della miriade di giochi d'azzardo che sono in commercio. L'altra cosa da fare sicuramente è quella di promuovere il contrasto al gioco d'azzardo e quindi sensibilizzare le persone per stili di vita più sani. E Federconsumatori nel particolare? Nel particolare noi ci rivolgiamo alla fascia giovanile e a quella anziana perché riteniamo che siano le più esposte, le fasce più deboli. Per quanto riguarda i giovani andiamo nelle scuole, mentre per quanto riguarda gli anziani andiamo nei circoli di aggregazione dove all'interno a volte ci sono anche macchinette slot e quindi proprio per fargli vedere cosa hanno intorno a sé e quello che è il fenomeno, questo per cercare appunto di ridurre la loro propensione a giocare. Benissimo. Un'ultima domanda, perché abbiamo dei tempi brevissimi. Cosa ne pensa del MAT, del nostro orgoglio? Perché sappiamo che non in tutta Italia, anzi in poche paesi, poche città. Credo che sia stata un evento, ed è da qualche anno un evento importantissimo per le città appunto che in cui è presente. In particolar modo per noi è stato molto importante essere qui in questa giornata che tratta della ludopatia, anche per fare rete e quindi per vedere tutto quello che c'è sul territorio. Benissimo, benissimo, la ringraziamo, grazie, Radio Liberamente, Sassuolo.